Ogni singolo reparto, anche quello apparentemente più piccolo, estrinseca, manifesta una capacità di penetrazione operativa e informativa di assoluto prestigio e di assoluto livello. Sotto la preziosa guida di entrambe le procure, in particolare di quella di Locri, con la preziosa sostegno, il prezioso sostegno e indirizzo anche di quella di Palmi, l'arma della Locride e segnatamente quella di San Luca ha inferto un duro colpo, segno che non vi sono zone franche nel territorio della provincia, segno che l'arma dei carabinieri non trascura alcun elemento, segno che ogni singolo uomo di questo comando provinciale, di cui mi onoro di essere al vertice, non lesina impegno, dedizione e sacrificio. Se un reparto come la stazione di San Luca, che sicuramente dal punto di vista ordinativo è il più piccolo, è riuscita a mettere a sistema sinergie investigative e approfondimenti operativi di tale pregio, credo che questo costituisca per ognuno di noi un viatico più che ottimo per il futuro. Io non mi dilungo oltremodo e cedo la parola sicuramente al procuratore D'Alessio e quindi al procuratore Scalazzi. Sì, aggiungo a quello che ha detto il colonnello, che diciamo di questa operazione mi piace sottolineare proprio questo rapporto tra le due procure di Locri e di Palmi. Io ringrazio il procuratore Sferlazza che è venuto qui a testimoniare a sua volta questo. Ci siamo anche confrontati sul fatto che tutto sommato non amiamo, come dire, l'aspetto mediatico, ma che dobbiamo, a cui dobbiamo ottemperare anche per rendere omaggio e, come dire, alle forze dell'ordine, ai carabinieri in questo caso, in particolare poi a quelli di San Luca che hanno così bene operato in questa circostanza. Le procure di questo distretto lavorano e sono capaci anche di lavorare in sinergia, in collegamento tra loro, in questo caso Locri e Palmi, ma può capitare anche che di collaborare, come capita, di collaborare con la procura di Reggio Calabria, Locri e Palmi, Palmi e Reggio Calabria. Non ci sono, territori sui quali si possa registrare da parte delle procure che hanno competenze sul territorio, margini da questo punto di vista di caduta di collegamento, di cointeressenza. È importante anche, lo vedrete poi dai filmati, come le vicende si siano sviluppate per taluni aspetti in territori estremamente impervi. Ebbene, va detto anche questo, non c'è territorio che non venga a brandelli, conquistato e controllato dalle forze dell'ordine, e non c'è margine, non ci deve essere margine per qualunque tipologia di criminalità, di impunità su qualunque tipo di territorio, anche su un territorio così difficile come può essere quello della Locride o quello della Spromonte, della fascia tirrenica. Noi cerchiamo di contrastare, naturalmente per noi intendo soprattutto in questo caso l'arma dei carabinieri, su qualunque tipo di territorio l'eventuale commissione di reati. C'è qui la dottoressa Sgueglia che ha condotto la massima parte delle indagini, parte delle quali è poi passata, ripeto, alla procura di Palmi, che con altrettanta efficacia ha poi portato a termine e sviluppato la parte di sua competenza, perché vi erano attività criminose che si registravano sui due territori. Questo poi sarà oggetto, se volete, di chiarimenti ulteriori, e non aggiungo altro se non, ripeto, ringrazio ancora il procuratore Sferlazza. E le procure del distretto insieme alle forze dell'ordine lavorano proprio su questo aspetto, sul ripristino del controllo totale del territorio nell'ambito del distretto di Reggio Calabria. Grazie.
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. È stato detto quasi tutto. In realtà io volevo semplicemente ribadire, esprimere il mio compiacimento ancora una volta e congratularmi per la professionalità che ancora una volta l'Arma dei Carabinieri ha dimostrato in questa indagine, come già il collega della Procura di Locri ha evidenziato, la capacità di controllare il territorio rispondendo, diciamo, con una efficienza operativa che ormai è ben nota, a quel controllo del territorio che la criminalità organizzata, anche non di tipo mafioso, riesce a esercitare in una realtà così difficile. Anche io sono ben lieto di avere avuto la possibilità di collaborare in assoluta sinergia con la Procura di Locri, alla quale ovviamente va il merito principale di questa indagine e alle forze dell'ordine del territorio, perché noi in fondo abbiamo ereditato un troncone di questa indagine e, nonostante le difficoltà, le sfasature di ordine temporale che derivavano dai tempi diversi della giustizia nei due circondari per ragioni per varie ragioni, anche perché i tempi dei GIP non sono uguali in tutti gli uffici, ciò nonostante siamo riusciti, per evitare il pericolo di una discovery anticipata, a eseguire questa operazione congiuntamente, nonostante noi fossimo un po' più in ritardo rispetto ai tempi, perché eravamo stati investiti dopo da questa indagine. Quindi non solo desidero ribadire il mio compiacimento per la spiccata professionalità delle forze dell'ordine, dell'Arma dei Carabinieri in tutte le sue articolazioni territoriali e soprattutto anche della Procura, la collega e gli ufficiali di PG che prenderanno la parola poi potranno in dettaglio fornire elementi ulteriori di valutazione su questa operazione, quindi io non mi dilungo più di tanto. Volevo semplicemente sottolineare che, nonostante magari in questo territorio siamo abituati forse a ben altro tipo di operazioni e sebbene nel caso di specie non sia stato acquisito un quadro probatorio che consentisse di ipotizzare fattispecie associative e meno che mai fattispecie associative di tipo mafioso, nonostante però alcune contiguità con famiglie, la famiglia Strangio per esempio di San Luca, nonostante questo io credo che i risultati di questa operazione, che però si ricollega anche a taluni successi che si erano verificati nel corso degli anni, diciamo nel 2014, cioè con sequestri di ingenti quantitativi di armi di stupefacenti, questo non toglie assolutamente importanza e significatività anche a questo tipo di operazione, perché voi capite bene che in una realtà come quella calabrese, come quella di questo dei nostri due circondari, la disponibilità di ingenti quantitativi di armi, ancorché destinate per esempio al bracconaggio, ma anche di grossi quantitativi di stupefacenti, non è un fenomeno che va sottovalutato, nonostante non ci troviamo in presenza di una grossa e tradizionale organizzazione di stampo 'ndranghetistico. Quindi la risposta che le procure e le forze dell'ordine devono dare alle esigenze di giustizia che un territorio pone ovviamente deve riguardare qualunque tipo di criminalità, e quindi il controllo del territorio e il ripristino della legalità va esercitato a tutti i livelli senza sottovalutare assolutamente alcun tipo di fattispecie. Che dire, che noi avevamo chiesto 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una di arresti domiciliari. Il GIP ha accolto tutte le nostre richieste, anche se ha graduato in modo diverso la tipologia di misure in relazione alla personalità o al protagonismo o alla capacità criminale di questi soggetti, che sebbene fossero in larga misura degli incensurati, tuttavia hanno dimostrato una spiccata pericolosità sociale. A volte l'incensuratezza non prova assolutamente nulla, anzi spesso i peggiori criminali a volte sono quelli che riescono ad avere il certificato penale bianco. Quindi ancora una volta grazie all'Arma dei Carabinieri per questa ennesima dimostrazione di altissimo senso dello Stato, del dovere, di spiccata professionalità, e concludo dicendo, come già il procuratore D'Alessio aveva evidenziato, non è stata un'indagine facile per il contesto ambientale in cui le indagini si sono svolte, che hanno richiesto attività tecniche, ambientali, video riprese, territori molto difficili da raggiungere.
Quindi un plauso ancora una volta all'Arma dei Carabinieri, grazie. In natura i vuoti non esistono, laddove c'è un vuoto qualcuno lo riempie. Ecco, questo è il classico caso in cui probabilmente c'era un vuoto, nel senso che qualche cosa si è verificato. L'Arma dei Carabinieri, che da oltre 200 anni, comunque, come diceva benissimo il suo comandante provinciale, effettivamente esplica la sua attività con i presidi territoriali fino ai minimi livelli, quindi fino alle stazioni, riesce ad avere una capacità penetrativa, una capacità conoscitiva in ogni territorio e in ogni dove, anche nella Locride, anche a San Luca, anche nelle zone impervie della Spromonte. Questa è una cosa fondamentale che ci tengo particolarmente a sottolineare, perché effettivamente vedremo poi, anche in base a quello che vorrà dire, che vorrà aggiungere il comandante della compagnia, il comandante della stazione, queste persone che lavoravano veramente, che facevano la loro attività credendo di essere indisturbati, di essere nel terreno proprio, di essere nel salotto di casa piuttosto che nella loro pertinenza, dove ritenevano di poter fare o disfare come meglio ritenevano e volevano. I carabinieri invece, con metodologie, con tecniche investigative anche all'avanguardia, sono riusciti a dimostrare che effettivamente il territorio è controllato, il territorio è sottoposto costantemente all'attenzione delle forze dell'ordine. Nulla, tra virgolette, ovviamente cerca di sfugge, e nello stesso tempo ovviamente ci vuole tempo per assicurare alla giustizia condotte illecite oltre ogni ragionevole dubbio, come ci insegna sempre il signor procuratore e i signori sostituti. Quindi ecco, il tempo poi solitamente riesce sempre a essere galantuomo, e questo è uno di questi casi. L'attività tra l'altro ha consentito nel tempo di arrivare a dei sequestri notevolissimi. Vi daremo poi, abbiamo preparato una nota stampa riepilogativa. Tenete conto che 42 sono le persone arrestate complessivamente, comprese le 15 che erano state arrestate in flagranza precedentemente tra il 2013 e il 2015. Ben 46 fucili sono stati posti sotto sequestro, sono stati rinvenuti, 8 pistole, ben quasi 400 cartucce per fucili, cartucce per pistola, polvere da sparo, cocaina, 2 kg di eroina, marijuana. Insomma, abbiamo tutta una serie di situazioni che vi allegheremo e che vi avrete appunto come nota stampa al termine di questa conferenza, dove dettagliatamente vi riproponiamo e vi riportiamo alla memoria quella che è stata l'attività e come siamo riusciti ad arrivare a questa disarticolazione di questi soggetti. Abbiamo potuto accertare che gli odierni indagati nutrivano una vera e propria passione per quella che era l'attività venatoria. Quindi, pur non essendo titolari di nessuna autorizzazione per poter esercitare la caccia, entravano in possesso di armi poi risultate oggetto di furto e anche clandestine, in quanto con i segni di riconoscimento a brasi, e quindi nel territorio del parco nazionale d'Aspromonte si dedicavano sovente all'attività della caccia clandestina. I loro obiettivi erano principalmente cinghiali e anche altre specie protette, come ad esempio i ghiri. Ne sono stati sequestrati circa 300, già uccisi, oltre a tutte le attrezzature per poterne addivenire alla cattura. Quindi le due attività venivano, pur magari non essendo collegate strettamente tra loro, i soggetti vi si dedicavano separatamente. Le armi abbiamo potuto accertare che la maggior parte erano state asportate nelle province nelle regioni Lombardia e Piemonte, poi giungevano qui in Aspromonte, e abbiamo potuto accertare appunto che c'erano degli scambi tra i soggetti che inizialmente avevamo individuato a San Luca e con i soggetti poi residenti nel comune di Deglianova, motivo per cui poi l'indagine si è spostata sul territorio di Deglianova. Al di là della finalità per la quale queste armi venivano detenute, che quello che l'indagine ha provato è il fatto che venivano nascoste in questi luoghi impervi per poi essere utilizzate per lo più per il bracconaggio, la caccia, ma quello che è preoccupante è proprio questo contatto tra i furti commessi nel nord Italia e l'arrivo in Calabria di queste armi provento appunto di furto. E dunque, al di là del fatto che le armi, almeno per quello che ha dimostrato l'indagine, venivano usate per la caccia di frodo, sono comunque armi provenienti da altri delitti di furto, dimostrano una capacità
di trafficare con queste... Infatti sospettate anche eventualmente qualche fornitura a invece indrine locali o cose del genere da parte di questi che non erano incensurati, quindi la possibilità di arrivare alla proprietà di armi che poi venivano anche vendute... Questo naturalmente non potremmo adesso parlarne se qualora fosse... Quello di cui possiamo parlare è ciò che l'indagine al momento ha disvelato e quindi che è questo dato obiettivo, questo quantitativo di armi, la provenienza di queste armi che si è potuto ricostruire. Un'ultima domanda, forse sono troppo pressante, ma ha detto una cosa interessante il colonnello, il fatto che si trattava tutti di persone incensurate e quindi che non fanno parte di nessuna filiazione o altro. Alcuni soggetti non erano, erano incensurati e alcuni assolutamente non facenti parte o riconducibili a consorterie di 'ndrangheta. Una parte, una grossa parte dei soggetti avevano già dei pregiudizi di polizia o erano già pregiudicati e in particolare due di questi erano vicini a due famiglie di San Luca di 'ndrangheta, la famiglia degli Strangio Bianchi e dei Giorgi Boiciani. Io volevo soltanto capire se voi avete monitorato, siete riusciti a capire invece la droga, dove era destinata, per esempio al gruppo di Veglia Nuova piuttosto che al mercato locale, piuttosto che veniva a questa. Esatto. Sicuramente la gran parte di quella sulla cerchia probabilmente non era destinata al mercato locale, tuttavia su questo ci sono ancora le attività in corso, anche sull'eventuale poi collegamento con eventuali ulteriori collegamenti con la criminalità organizzata, ci sono degli ulteriori approfondimenti che comunque i colleghi della stazione che hanno gestito in prima persona le indagini stanno effettuando per eventualmente poi in seguito poter attribuire. Appurato il fatto che le armi siano state utilizzate per bracconaggio. Ma avete fatto, avete approfondito, lo approfondirete se sono state usate anche per delitti a questo punto. Sì, al momento non abbiamo dei riscontri in merito, quindi al momento non abbiamo riscontri di armi sequestrate nell'ambito di questo procedimento che abbiano poi, che siano state impiegate poi per effettuare delitti di qualsiasi genere. Capitano, mi sembra di capire che l'inchiesta sta proseguendo, giusto? Ci sono dei ulteriori approfondimenti, c'è stato qualche elemento che ha affrontato le cose sugli arresti? No, assolutamente, l'indagine ha seguito il suo corso naturale, ci sono comunque i naturali accertamenti poi in corso, diciamo, si può ritenere concluso. Okay. Le indagini non si fermano mai. Esattamente. Vogliamo vedere? Vai. Sì, vediamo il video. Sono le foto. Sì, adesso è più completo, esatto, è solamente un pochino più lungo, capito? Ci sono qualche didascalia in più. I punti dove venivano comunque nascoste le armi, dove ne avevano la disponibilità. Tenete siamo riusciti a piazzare delle telecamere. Siamo riusciti a piazzare delle telecamere, tenete conto che laddove... Evidentemente. Era quasi racconto di come Enzo non è stato... Oggi un vicino salga a terra. Successivamente poi abbiamo avuto anche l'utilizzo di un CTU per le identificazioni antropometriche esatte, quindi per identificare esattamente quelle persone laddove magari no? Con le telecamere non si vedevano, esatto. Quindi questa è stata un'attività certosina e anche piuttosto impegnativa. Qualcuno vuole cacciare tutti i cucini. Esatto. Nei boschi in primavera spuntano le telecamere. Ma sempre di più, quasi come un documentario. Insomma, zone impervie, dove insomma non è che uno dice fa la pattuglia con la macchina. Esatto. E quindi... si sentivano padroni del territorio in qualche modo. Provavano i fucili. Anche. Ma lì c'era un rifugio. Tenete conto che c'erano degli essiccatoi anche, quindi c'erano dei punti dove in qualche modo coltivavano. Successivamente... Questa è una coltivazione. Questa è una coltivazione. Eccola qua. Siamo in pieno spronte, quindi...
le coltivazioni sono quelle che già abbiamo di cui abbiamo già scritto nell'ultimo anno, credo. Sono riconducibili otto piantagioni sequestrate, di oltre 2.400 piante di marijuana. Beh, non tutte, di cui gran parte rientrano nei mendici arresti in flagranza di reato. Ma questa è di questi indagini. Esatto. Qui c'è stata una collaborazione anche dei cacciatori. Assolutamente sì, che abbiamo qui dietro e sono bravissime, effettivamente, ma poi li vedete con i baschi orsi, li riconoscono bene. E poi i vari sequestri che di volta in volta invece vi abbiamo riproposto, quindi con i 15 arresti in flagranza e con i successivi. Tenete conto che alcune armi, anche AR 70-90, cioè anche armi comunque sia con una potenza di fuoco notevole. Quindi... Io vorrei ancora una volta enfatizzare come l'importanza di questa operazione stia proprio nella capacità che abbiamo avuto di non lasciare margini di manovra. Non ci sono spazi, reati o attività che l'Arma dei Carabinieri non prenda in considerazione. E al di là delle grandi operazioni di servizio che noi tutti ci auspichiamo sempre di fare con nomi altisonanti della criminalità organizzata, è proprio nell'humus della trasgressione quotidiana, delle violazioni di legge che sistematicamente vengono fatte, che si creano i presupposti affinché la criminalità organizzata possa proliferare e progredire, tranciando i legami e i collegamenti con chi delinque giornalmente, anche se diciamo in maniera meno eclatante, apparentemente meno eclatante, tagliamo anche il cordone ombelicale del territorio rispetto alla criminalità organizzata.